Sono contento che Felipe stia rendendo così, lo sta facendo con continuità, sta lavorando duro e forte dall'inizio dell'anno, quindi sta ricevendo le giuste gratificazioni del suo lavoro, ha talento, deve continuare così e io, credetemi, credo che possa migliorare ulteriormente. Sono riuscito a fare due gol e dare la squadra nel primo tempo, abbiamo giocato abbastanza bene, purtroppo non abbiamo continuato per il secondo tempo, impostando il nostro gioco, purtroppo loro hanno pareggiato. Un pareggio d'amaro in bocca, ma uno scintillante Felipe Anderson sotto l'albero di Natale. Il 2014 della Lazio si chiude col terzo posto in coabitazione con Napoli e Sampe, la lieta conferma che il suo numero 7 non è soltanto l'amico di Neymar, ma un talento vero che può essere decisivo nella corsa a tenersi quel piazzamento che varrebbe la Champions. Dopo la rete in Coppa Italia, quella di Parma, prima in Serie A, e i due assist a Mazza-Atalanta, Felipe Anderson si è preso le luci della ribalta più prestigiosa, quella di San Siro, che ha ammirato 45 minuti spaziali del 21enne fantasista brasiliano, impreziositi da due gol e numeri in serie. Il ragazzino perennemente acciaccato, che sembrava schiacciato dal peso dei quasi 10 milioni di euro investiti un anno e mezzo fa, ha lasciato il posto a un titolare credibile, capace di non far rimpiangere il pilastro Candreva. E oggi i suoi tweet mistici e la sua iperattività social non vengono più commentati con ironia. La Lazio, sempre più convinta delle sue ambizioni europee, ripartirà proprio da Felipe, il migliore dei regali di Natale, e possibilmente non dagli errori palesati anche contro l'Inter, capace di rimontare il doppio vantaggio biancoceleste semplicemente premendo nella ripresa. Già, il calo del secondo tempo, quello del Meazza, non è il primo accusato dalla banda Pioli, così come il gol subito su palla inattiva, l'ennesimo fastidioso déjà vu, per non dire della solita difficoltà palesata al momento di gestire il risultato. Il mister però ha difeso atteggiamento, scelte e sostituzioni, ricordando per l'ennesima volta come l'obiettivo stagionale sia semplicemente il ritorno in Europa. Ma in un campionato così, e con un Felipe Anderson finalmente protagonista, puntare al bersaglio grosso non è reato. La Lazio può farcela per il terzo posto? Sì, sapevamo che abbiamo qualità, però dobbiamo continuare per 90 minuti come abbiamo giocato il primo tempo oggi per arrivare lì.